Per l'entrata al Salone del Camper edizione 2022 i prezzi sono di 8 euro nei giorni feriali e 10 euro nei giorni festivi. L'ingresso resta gratuito per i bambini fino a 12 anni e per le persone con disabilità. I cani sono benvenuti. Per il parcheggio si pagano 10 euro al giorno sia per le auto sia per i camper. Ragazzi, siamo appena entrati in fiera a Parma, Salone del Camper 2022. Abbiamo acquistato i biglietti alle casse, ecco, non è assolutamente una cosa da fare quella di prendere i biglietti alle casse, perché è vivamente consigliato prenderlo in prevendita in internet. Perché allora io l'ho preso alle casse, direte voi, ma perché io avevo un biglietto gratis. E perché avevo un biglietto gratis? Perché sono socio del Touring Club. E perché sono socio del Touring Club? Perché mi sono iscritto all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, che dà in omaggio anche l'Associazione del Touring Club Italiano. E grazie a una convenzione tra il Touring Club Italiano e l'ente fiera di Parma abbiamo un biglietto gratis a fronte dell'acquisto di un biglietto normale. Ho preso il biglietto per Anna Maria e l'altro mi è venuto gratis. Tutto chiaro? E adesso ci avventuriamo in fiera e andiamo a vedere un bel po' di camper, ci facciamo una scorpacciata. Noi siamo venuti più che altro per curiosità, essendo appassionati del mondo del plein air, e l'ultima volta ci eravamo stati nel 2018 quando avevamo deciso di cambiare camper e proprio qui avevamo scoperto il nostro Autostar Passion. In rete sono già stati pubblicati diversi video che raccontano la visita a questo salone del camper, primo fra tutti quello del canale Sbragliando si impara del fantastico Matteo Braglia. Perciò credo di far bene a non riproporre anch'io la stessa cosa. Invece concentreremo la nostra attenzione proprio sul nuovo modello del motorhome Autostar Passion, per vedere in questi 4 anni quali sono state le innovazioni rispetto al mio. Sicuramente è cambiato il prezzo, quello qui esposto parla di 97.000 euro per il modello base, mentre il prezzo fiera del mio era di 78.000 compreso un nutrito pacchetto di accessori. Ragazzi, eccoci, siamo qua in Fiera Parma e volevo approfittare di questa cosa per fare qualcosa di nuovo. Di solito vi porto sempre in giro a vedere i posti che andiamo a visitare, ma non vi racconto mai niente del mio camper, del mio Autostar Passion. Qui ne abbiamo uno uguale identico, è solo modello 2022, mentre il mio è modello 2019, appunto 30 Edition, perché vi ricordo che Autostar è un marchio francese che ha iniziato a commercializzare in Italia proprio nel 2019, era il primo anno in cui vendeva in Italia, ma era un marchio attivo da 30 anni e per questo nel 2019 avevano festeggiato il trentennale e avevano fatto quell'edizione speciale con un pacchetto di accessori abbastanza ad un prezzo veramente molto, molto conveniente. Ecco, vi faccio vedere un attimo il mio camper, però su questo modello 2022. Vani sotto pavimento passanti, uno e uno due. Qui sotto, qui abbiamo la stufa, che è una stufa combi gas più elettrico. Qui abbiamo la cassetta del WC e qui dietro abbiamo il vano per la seconda cassetta del WC, che è un optional. Il vano per due bombole, ci sono anche due bombole con la vetroresina e c'ha anche lo scambiatore automatico. Questo è il water box con il carico dell'acqua chiara e ci sono poi le manopole per lo scarico delle acque, sia le grigie sia appunto anche le acque chiare, e questo consente di evitare che si congeli la ghigliottina di scarico.
E qui abbiamo anche la presa per la doccia, che sul mio camper non c'era di serie. La faremo installare, non l'abbiamo ancora installata, ma può essere utile. Acqua calda, acqua fredda. Ragazzi, entriamo che vi faccio vedere l'interno. Ecco, allora questo camper è, quindi edizione 2022, è praticamente identico al mio, tranne alcune cose, tipo ad esempio il colore dei pannelli, che sono più chiari questi, e piacciono di più i miei, sinceramente. Il tavolo ha le stesse misure, ma questo è più leggero. Il mio ha la modanatura elastica, a parte questo dice liscio, ma è uguale. Ha una leva qui con la quale si può traslare il tavolo, quindi modificare l'assetto e liberare lo spazio anche per passare, quindi comodo sicuramente. Per quanto riguarda il lavello, è come il mio, quindi un bel doccino fatto molto bene, pesantino, robusto. Si può scegliere se fare il getto unico o il getto a doccia, col miscelatore funziona molto bene. La vasca è fatta bene perché è abbastanza stretta, ma ci stanno benissimo tutte le pentole che abbiamo, non ci sono problemi, ma non è troppo larga, quindi se vogliamo raggiungere un certo livello di acqua per poter lavare bene i piatti, non serve sprecarne molta, perché se è largo per niente sprechi un sacco d'acqua se vuoi arrivare al livello. Invece il fornello, il nostro, ha tre fuochi, questo ne ha solo due ed è fatto in maniera un po' diversa, quindi penso sia meglio il nostro, da capire. Il nostro funziona bene, aveva avuto un problema all'inizio che uno dei fuochi aveva la fiamma troppo bassa, l'ho fatta regolare dal concessionario. Noi l'abbiamo preso da SB Camper a Montecchio, vicino alla provincia di Vicenza. Cassetti, abbiamo tre cassetti, questo per le posate. Qui noi ci mettiamo i piatti e tovaglie. E poi c'è un cassettone grande dove mettiamo le varie cose di cucina, ma anche altre tovaglie, oppure anche generi alimentari, scatola e così via. Quindi le scatole pesanti, le lattine, così le teniamo sotto, perché ovviamente se le metti sopra ai pensili, poi il camper girando di qua e di là va a finire che quando apri la portina ti casca in testa un barattolo e non va tanto bene, no? Qui abbiamo questa cassettiera rotonda, e dove dentro abbiamo due cassetti, anche questi bloccati internamente, e sono decisamente molto comodi per le pentole e per i generi, di cucina, insomma. Quindi, ottimo. Qui abbiamo un altro vano che è stato predisposto per il forno, dentro abbiamo anche l'arrivo del tubo del gas e della corrente, ma noi non abbiamo montato il forno e lo usiamo perché è indispensabile, come appunto dispensa, indispensabile la dispensa, e quindi mettiamo generi alimentari. Qui sopra un altro vano dove ci sono due prese 12 volt e lo usiamo per metterci sempre cose da cucina o varie. Il frigorifero è sicuramente generoso, se non mi ricordo i litri di capienza. Abbiamo un bel congelatore, funziona bene, tra l'altro appunto tu metti la carne che andiamo a prendere a Belluno, la mettiamo qui e quando siamo a casa è congelata. E qui c'è il frigo con i suoi ripiani, decisamente un frigo come a casa, sempre frigo trivalente gas più 220 più 12 volte in corsa. Sopra il fornello c'è la cappa aspirante e la luce, e sopra qui abbiamo ancora spazio per mettere varie cose di cucina, e sopra ancora spazio tranne questa parte che serve appunto per l'uscita dell'aria aspirata dalla cappa aspirante. Ancora mobiletti sia qui con il ripiano a metà già in dotazione, e mobiletto ancora di qua sempre con il suo ripiano. Questa è la centralina di controllo e di comando, accensione del quadro generale, accensione delle prese 12 volt, accensione della pompa dell'acqua, livello della batteria dei servizi,
livello della batteria del motore e livello delle acque chiare. Qui, per quanto riguarda le acque grigie, qui si accende una spia quando è pieno. Questo è l'interruttore delle luci sopra alla guida. Letto basculante, ha due cinture di sicurezza qui. Praticamente è un letto, adesso per abbassarlo tutto bisogna abbassare e reclinare gli schienali dei sedili, altrimenti non puoi andare giù. È un letto veramente molto molto ampio, ci si sta tranquillamente in due con anche il nipotino. L'abbiamo provato con Davide. Passiamo alla zona doccia. Abbiamo una doccia molto spaziosa, anche abbastanza elegante, simpatica. E bellissimo il pavimento a filo, la porta si chiude così, quando fai la doccia l'acqua non esce, l'abbiamo provato, cioè può capitare se uno proprio insiste a spruzzarla fuori, altrimenti non c'è pericolo che l'acqua esca. Per quanto riguarda il bagno, è una porta intelligente perché uno la chiude così e in questo modo si può separare la zona living dalla parte diciamo più intima. Qui abbiamo un bagno tradizionale, non è finestrato il bagno, ha un oblò di medie dimensioni sul quale nel nostro camper abbiamo fatto installare un turbo vent che è decisamente molto utile, quindi buono così. Qui abbiamo un bellissimo letto nautico. Veramente le dimensioni sono molto generose, anche qui ci dormiamo in due col bambino senza problemi, e il letto è anche, si può sollevare questa parte dalla quale si raggiungono i cassetti, il cassetto superiore, poi ce n'è un altro sotto, e abbiamo un vano dello spazio qui a sinistra e qui a destra dove veramente possiamo caricare un sacco di cose molto utili che uno non saprebbe dove mettere. Altra cosa molto interessante è la porticina che consente di accedere al vano garage. Noi qui sotto abbiamo messo un bidoncino e lì mettiamo un po' facciamo la differenziata qui dentro, buttandola direttamente da qui. Chiaramente cartone o cioè non l'umido, ecco. Gli armadi. Abbiamo due armadi, sinistra e destra, e due pentili molto spaziosi. Qui hanno installato delle prese USB che sul mio camper non ci sono e che ho messo io personalmente. Ho comprato su Amazon due prese USB doppie da pannello. Sono molto sottili, si fissano con due vitine e per il passaggio del cavo elettrico di ingresso 12 volt basta un piccolo forellino. Le ho da 2 anni, vanno benissimo, io ci carico le macchine da presa, il drone, i cellulari e altro. Le ho installate sulle paretine di fianco al lettone, che confinano dall'altra parte con il garage, ma si possono installare facilmente anche sulle pareti laterali dei mobiletti o sui pensili. Abbiamo la possibilità di separare la zona notte completamente, con questa porta scorrevole, e questa chiaramente aiuta tantissimo nella privacy quando si viaggia magari con altre persone. E però vi devo dire anche una cosa, io praticamente quando dormo russo parecchio, e quando viene con noi mia figlia può diventare un problema perché lei c'è l'orecchio bionico, ma vi posso assicurare che chiudendo la porta del bagno, e quindi separiamo la zona living dalla zona quella intima, e chiudendo questa porta, il tutto aiutato da questo soffitto imbottito che è fono assorbente, mia figlia di là, dal letto basculante, non sente niente. E quindi abbiamo ripacificato tutti quanti. Altra cosa interessante sono le 4 telecamere installate su tutti i lati del camper che consentono di vedere, tramite il monitor installato alla sinistra dell'autista, e consentono di vedere tutti i lati della strada durante il viaggio.
Ah, ecco lo stand del Touring Club Italiano, dove presentano le loro tantissime stupende pubblicazioni, che starei a sfogliare per ore. Ed hanno messo in bella mostra proprio l'Atlante Stradale d'Italia 1-200.000 che abbiamo noi e che vi abbiamo consigliato in uno dei nostri video. Alla fine della fiera possiamo confermare che le vere novità di questa edizione sono veramente molto poche e che, invece, in generale i prezzi lasciano la sensazione di un pugno allo stomaco. Una sorpresa molto bella è stata incontrare il mitico, sempre brillante, simpatico e sagace Matteo Braglia, che aveva appena caricato il video con le sue considerazioni su questa edizione del Salone del Camper sul suo canale Sbragliando si impara. Bellissimo, da vedere assolutamente!